fare impresa nell'area metropolitana è possibile. Si è parlato di artigiani, piccole e medie imprese, di difficoltà che ogni giorno gli imprenditori devono affrontare in questi territori e delle opportunità che associazioni e istituzioni devono fornire a chi vuole fare impresa nel corso della tavola rotonda tenutasi questa mattina presso la sala convegni dell'ASL di Piazza Annunziata. Un momento di incontro voluto dalla neoresponsabile dell'area metropolitana nord di Napoli della CNA, Tecla Magliacano. Proporremo con forza alle amministrazioni di tutta l'area nord di Napoli, che mi pregio di rappresentare, una consulta permanente sul commercio e turismo, servizi, artigianati e grande competitività. Si parte da Giugliano, come il nazionale CNA è partito da Napoli e quindi il mezzogiorno, la CNA di Napoli parte da Giugliano, che è un momento importante per tutta l'economia finanziaria. Ripartiamo da qui perché ci sono ancora qui tanti giovani e tante imprese vecchie e nascenti che si mettono in campo con grande coraggio. Presenti il consigliere regionale Antonio Marciano, il vice sindaco di Giugliano Domenico Pianese ed il vicepresidente nazionale CNA Giuseppe Oliviero. Tra i primi provvedimenti in regione abbiamo costruito uno sportello unico per le imprese, perché dobbiamo mettere in condizione un'attività imprenditoriale che vuole rimanere a Napoli, in Campania, a Giugliano o che vuole investire in questa parte rilevante del mezzogiorno abbia un unico interlocutore burocratico e amministrativo che faciliti i suoi interventi, i suoi investimenti in questo territorio. In tanti casi l'impresa ci chiede sì incentivi, ma soprattutto, come diceva lei nella sua domanda, la possibilità di avere certezze di tempi brevi di tutte le procedure che riguardano il rilascio di autorizzazioni per realizzare appunto velocemente gli investimenti in questa parte di territorio. Stiamo cercando di fornire il nostro contributo in termini attivi relativamente sia al problema di migliorare le infrastrutture dell'area, sia relativamente ad appoggiare tutte le iniziative che i commercianti, le associazioni di imprese, di piccoli commercianti normalmente tendono ad attivare. Noi siamo, diciamo, quanto più possibilmente attivi da questo punto di vista, anche cercando di dare un contributo relativamente a sviluppo di attività anti-racket, anti-usura, e quindi da questo punto di vista, diciamo, l'amministrazione sta cercando a 360 gradi di venire incontro a quelle che sono le legittime aspirazioni dei commercianti. Difficile, ma è un mondo che resiste, che continua a esportare e a manifestare le proprie eccellenze, un territorio straordinario da questo punto di vista, che ha bisogno di un contributo della politica. Ne parliamo oggi con l'onorevole Marciano, ma con le interlocuzioni regionali abbiamo già aperto diversi tavoli, perché è veramente più difficile fare impresa, ma come dall'altro ha detto pure Renzi, restiamo gli eroi del sistema produttivo italiano. Io ricordo sempre che il mondo della piccola impresa in Italia rappresenta il 98% delle imprese, più di 16 milioni di occupati e il 64% del prodotto interno lordo, cioè siamo quelli che portano avanti l'economia dell'Italia. Nei prossimi giorni già ci sono eventi in programma dedicati a pensionati e artigiani. Al termine dell'incontro sono state poi premiate aziende del territorio come la pizzeria Marin Marì, Apro, Mediterranea Pesca, Pianese Associati, Abbiabè, Lido Varcadoro e molti altri imprenditori che nonostante tutto resistono e investono in questo territorio.